Allora, abbiamo già parlato in meccanica del concetto di potenza, richiamiamolo perché è analogo, no? La potenza, vi ricordate, era legata al lavoro e in qualche maniera ci indicava con che rapidità veniva compiuto quel lavoro. Come è definita la potenza meccanica? Bravissimo. L'fratto, diciamo delta T. Scusate, lavoro infatti era joule fratto secondo. E sì, mo arriviamo alla stessa unità di misura. Nel nostro contesto, che cosa possiamo? Nell'unità di tempo, perché noi potremmo avere anche meccanicamente, no? Una forza che compie, anzi, due forze, entrambe compiono lo stesso lavoro, va bene? Cioè producono lo stesso spostamento, immaginate la stessa forza, però una spinge un corpo di 1 kg, una ne spinge una di 10, entrambi immaginate che producono lo stesso spostamento, per esempio 1 m, però quello che spinge 1 kg probabilmente lo fa in 3 secondi, quell'altro in 20 secondi, capito? Cioè il lavoro di per sé ci direbbe che è lo stesso. Quindi con la potenza noi riusciamo anche a dire la rapidità con cui, infatti, vedete, assomiglia un po' a una velocità, se vogliamo, che era spazio fratto tempo. Adesso invece il lavoro che andiamo a vedere è qual è? È il delta U. Vi ricordate, avevamo detto, vabbè, delta U uguale meno L fratto delta T. Questo invece è la variazione di energia potenziale elettrica, vi ricordate? Questa è una cosa. Allora, la potenza è un numero che è sempre positivo, capito? Non, cioè, una cosa che partiamo da zero, quindi lo so che c'è il fatto del meno il lavoro, quindi il verso, ma. Allora, qui era dovuta a una forza che spingeva qualcosa. Qui è l'energia elettrica che sposta le cariche, quindi fa fluire elettroni. Mo, laddove gli elettroni fluiscono più rapidamente, va bene, c'è una potenza maggiore, ok? Delta U fratto delta T. Sì, mo lo dicevo, però la potenza viene presa come un valore sempre maggiore o uguale di zero, capito? Mentre allora, il lavoro mettevamo anche il meno, perché, come dire, dato un verso di spostamento, lavoro negativo significa contrario, capito? Cioè nel verso opposto. Invece qui la potenza minima che possiamo avere dato da un generatore, al più è zero, capito? Non possiamo, insomma, è la delta U, la variazione di energia potenziale elettrica. Ma se vi ricordate, sì, è lo stesso, da variazione. Sì, pure qua possiamo mettere. Esatto, quando il tempo diminuisce eventualmente. Adesso il delta U, se vi ricordate, in una delle formulazioni che possiamo dare è la variazione di cariche per il potenziale, ok? Quindi fratto delta T. Adesso, ragazzi, osservate questo termine che è cerchio. Delta Q fratto delta T. Scriviamolo a parte. Poi no, e ritorno là. Ho scritto questo. Fratto delta T e poi c'è la V. Ok, per voi. Questo pezzo che cos'è? Noi l'abbiamo trovato in un problema, se vi ricordate. È una cosa media. Cosa è media? Intensità media Di corrente, una corrente. È una corrente, ragazzi. Mo torno indietro. Perché se tu, come vedi, come dire, vedi. Avete visto anche qui l'analogia, la velocità media, un corpo che si muove a velocità variabile, però io dico per andare da qui a Foggia, quindi per fare 20 km impiego 30 minuti, io non sto a vedere
a che velocità sono? Dice che velocità media ho mantenuto? Quando metto delta Q su delta T, vi ricordate, è una cosa media. Invece, quando mettiamo, e ci è capitato proprio in un, vi ricordate che ci chiedeva la corrente istantanea? Lo scriviamo invece così, cioè quando il tempo si riduce tantissimo, voglio vedere in una frazione di secondo, in un istante, no? Questo qui invece diventa la derivata prima, vi ricordate? Che voi già avete fatto, ed è la corrente istantanea. Mo, o lo vediamo come corrente media o come corrente istantanea, sempre corrente o delta, che di delta, sì, scusate se l'ho scritto, ho capito, variazione di cariche fratto la variazione di tempo, quella è l'intensità della corrente, è la stessa, dicevo, o lo vediamo come una corrente media o come una corrente istantanea, sempre di corrente parliamo, capito? La corrente che produce il circuito. Sì, è la corrente elettrica. Immaginiamo in un circuito, scusate, l'amperometro, di volta in volta, che cosa misura, ragazzi? L'amperometro, la corrente istantanea in quel momento. Noi vedremo, per esempio, quando faremo i circuiti RC con resistore e condensatore, la corrente, e mettiamo un amperometro, per esempio, se nella fase di carica la corrente all'inizio è alta e poi man mano si abbassa, o la fase di scarica al contrario, all'inizio è zero e man mano fluisce sempre più corrente. Quindi perché l'amperometro misura la corrente istantanea? È chiaro che se sta fluendo una corrente costante, l'amperometro, l'avete visto come negli esperimenti, 0,1 ampere, ma solo perché è costante. Ma anche lì vedete come velocità istantanea e velocità media, in quel caso coincidono, no? Se io vado sempre a quella velocità, delta Q è la differenza, la variazione di cariche fratto la variazione. No, qui invece DQ su DT, questa è la scrittura della, questo sarebbe Q primo DT che noi chiamiamo IDT. Ma in quale caso Dipende dal contatto. Allora, per esempio, se ci dice che il circuito attraversato, per esempio, ecco, c'è una batteria, una pila, scusate, lì è evidente che la corrente è costante, quindi anche la differenza tra uno e l'altro non c'è. Infatti, mo sto per scrivere la formula generica della potenza, cioè P, dovremmo dire, mo la scriviamo, aspetta, dovremmo dire P uguale I per V, va bene? Invece, giustamente, se abbiamo istantaneo, c'è una situazione in cui corrente e tensione possono variare, noi effettivamente dovremmo scrivere P di T uguale I di T per V di T, perché pure la tensione può variare. Allora, quella che useremo praticamente sempre, però qui è come se avessimo sottinteso che I e V sono costanti, va bene? Se invece sono variabili, ricordate come ci era capitato in qualche problema, avremmo dovuto più genericamente mettere questo, va bene? Se la corrente fosse variabile, va da sé che anche la tensione, la V, può essere variabile e quindi anche la potenza. Esatto, cioè ci potrebbe chiedere, per esempio, la potenza impiegata da quel generatore dopo 3 secondi. Allora tu calcoli la corrente dopo 3 secondi, la tensione dopo 3 secondi e puoi trovare la potenza. Invece, immaginiamo una cosa più semplice, metto un generatore a corrente continua, tipo una batteria, e faccio un circuito, quello che sia, è chiaro che la corrente è costante, la tensione pure. Va bene? Ditemi quando posso. Quando in un circuito, cioè vogliamo vedere invece la potenza legata, perché questo qua, vedete, noi l'abbiamo detto in generale, c'è cioè un conduttore dove fluisce corrente, c'è una differenza di potenziale, poi
posso trovare la potenza. Questa, per esempio, solitamente è la potenza, come dire, erogata dal generatore, ok? Perché quello dà potenza. Ma se abbiamo un circuito invece di... Cos'è sta parlando? La mia cosa è... Perché se parliamo, ascoltate, parliamo di sistemi in cui la corrente può essere variabile, allora la corrente, vedete, dipende dal tempo. Qui mettere I significa come a dire che la I è sempre quella. Invece I di T è come a dire che all'istante 1, un secondo, c'ho una corrente. Chiaramente quando è così abbiamo una vera e propria formula, cioè tipo I di T uguale... 2t quadro meno 2t, vi ricordate in un problema proprio vedremo questa cosa. Quindi tu non hai una cosa costante, capito? Dopo 3 secondi per sapere la corrente devi andare a sostituire 3 là dentro. Sì. Se abbiamo invece un circuito elementare ohmico, si dice, chiaramente anche in quel circuito c'è una potenza dissipata su quella resistenza. Mo' vi arriviamo appunto all'effetto Joule. Quindi per quel resistore vale la prima legge di Ohm. Qual è la prima legge di Ohm? V uguale R per I. Se al posto di V, quindi nella formulazione della potenza, che adesso non è riferita alla potenza del generatore, quel V per I di prima, ma a quello che dissipa la resistenza, e tra un attimo dirò che significa dissipa, quindi che facciamo? Al posto di R per I di V andiamo a sostituire R per I che avremo alla resistore esatto dissipa corrente mo, energia scusate R per I è un I giacera R per I al quadrato va bene? Poi c'è da dire che c'è una formulazione diversa perché sì, la legge di Ohm, l'ho detto qui. Se ricavo invece al contrario la I in funzione di V e R, vedete V fratto R, e sostituisco sempre qua dentro, che ho P uguale, allora V, allora la I metto V fratto R, quindi è V quadro fratto R, ma questa è poco utilizzata. Eh sì, no, ma queste, ok? Quindi queste sono le due formulazioni. Ho R per I quadro, V quadro fratto R. Ho usato sempre la prima legge di Ohm, però ricavando la corrente quindi tu sono due formule che possiamo usare equivalente. Adesso che cosa indichiamo per dissipazione? Energia. Il resistore. Questo è il resistore. Energia, mo vi dirò in che modo. Allora, dicevamo che il resistore dissipa energia. Che significa? Quando è attraversato da corrente, il termine resistenza, no, del resistore sta proprio a indicare che in qualche maniera si oppone a quel passaggio di corrente. Ma lo sto dicendo, prego, finito. Quando passa corrente, vi ricordate già quando studiamo i... Sì, fatemi completare il discorso. Già quando parlammo di conduttori, dicemmo che, per esempio, un buon conduttore è quello che si oppone meno al passaggio di corrente, il cattivo conduttore è qua, ma potremmo aggiungere che si traduce in che cosa? Che ha una maggiore resistenza. Si oppone maggiormente, ma quella opposizione, immaginatela come gli elettroni devono fare più fatica a scorrere, e quella fatica intesa, per esempio, che devono urtare l'un l'altro. Ad ogni urto, esatto, c'è una parte di energia che si dissipa, si perde. Va bene, quella dissipazione viene indicata con effetto Joule. E si traduce in una cosa molto concreta, in calore.
Se vi ricordate, lo dicemmo già l'anno scorso quando vedemmo i fenomeni elettrici. Scusate se cambio pagina. Vi ricordate quando vedemmo i principi della termodinamica? In un sistema dove entra calore, esce lavoro, e poi misi una cosa del genere. Questo qua andava a variare l'energia interna. Cioè, che dicevamo? Che non tutto il calore viene trasformato in lavoro o viceversa, può essere pure lavoro in calore, perché una parte si dissipa in qualche maniera. In che modo? Con la variazione dell'energia interna. Beh, il principio della termodinamica vale pari pari effettivamente con l'effetto Joule, anzi l'effetto Joule è una sua manifestazione, cioè a dire quel conduttore se ha una resistenza maggiore, perché vedete la formula P uguale R per I quadro, no? Maggiore sarà la resistenza, maggiore sarà la potenza dissipata, poi anche a parità di resistenza. Se aumento la corrente, cioè se io voglio far aumentare il flusso, la potenza dissipata aumenta con il quadrato addirittura. Cioè se io avevo prima 3 ampere e c'è una certa potenza, se porto a 6 ampere, da quindi 3 al quadrato 9, a 6 abbiamo a 36, da 9 a 36 ho aumentato di 4 volte. Quindi avrò una potenza dissipata che aumenta di 4 volte addirittura. Va bene, quindi questo è un po' il concetto dell'effetto Joule, però in maniera lineare. Però poi a parità di resistenza, no? Immaginiamo che noi abbiamo il circuito, inizio a far fluire, questo è il resistore, quindi quello è, inizio a, vi ricordate con il potenziometro, il reostato, all'inizio a dare una corrente di 1 ampere. Vabbè, mo facciamo un calcolo banale, se ho una resistenza di 10 ohm, la potenza quanto sarà? R per I quadro, quindi 10, allora 6,1 è 1 ampere, la resistenza è 10 ohm, qua viene 10 watt, perché quella è l'unità di... Mettiamo un caso in cui qua I2 è 2 ampere e la resistenza del circuito è la stessa, la chiamiamo P1, la P2 che sarà? R per I quadro. Quindi è 10 per 4, 40 watt. Cioè è bastato raddoppiare la corrente per quadruplicare la potenza dissipata. Quindi praticamente che succede? Che nei circuiti bastano leggeri aumenti di corrente e quello dissipa sempre di più diciamo quelle energie, quindi... E qual è l'effetto esatto? Che si riscalda sempre di più. Varia con il quadrato, quindi se ho raddoppiato, capito, diventa il quadrato, se ho triplicato diventa 9 volte tanto. Questa è la legge. Cioè, se da 1 va a 2, là da 1 va a 4. È proporzionale con il quadrato, direttamente proporzionale al quadrato della corrente.